tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parleremo dei miei prodotti di skincare low cost preferiti. Prima di iniziare con questo video, una microscopica premessa. All'interno non troverete prodotti di skincare che costano 1 euro, 2 euro. Che cosa significa per me skincare low cost? Significa trovare un prodotto ad un prezzo ragionevole, quindi sotto i 10 euro, sotto i 15 euro, che però effettivamente fa quello che promette. Quindi per me un prodotto valido di skincare deve funzionare. Io preferisco di gran lunga magari spendere 15 euro per una crema occhi che però funziona rispetto a spenderne 4 però ritrovarmi solo con una cremina idratante. A quel punto tanto vale che sugli occhi ci metta la crema che uso anche sul resto del viso. Spero che la mia premessa sia chiara. Io trovo che la skincare non sia mai dovuta, non è un dovere applicare tonico, siero, crema occhi, eccetera eccetera. Penso che nel momento in cui lo si fa e si vogliono spendere dei soldi per la cura della persona, sì, è giusto voler investire il meno possibile, perché purtroppo non tutti abbiamo un budget che ci consente di comprare le creme La Mer, però al tempo stesso avere in ritorno quanti più risultati possibile. Spero sarete contenti di questo video. Io vi ricordo che ho fatto un video simile dedicato ai profumi e lo troverete linkato nelle schede dell'info box. Se ve lo siete perso, fatemi sapere nei commenti se volete un video del genere anche dedicato al mondo del make-up. E adesso direi di cominciare. Partiamo con due prodotti per la cura delle labbra. Chi mi conosce, chi mi segue assiduamente sa già sicuramente cosa sto per mostrarvi, però effettivamente questi sono due prodotti che fanno parte della mia routine da anni e sto parlando del mio scrub labbra di Kiko e del mio burro cacao di Burt's Bees. Partiamo dal lip scrub, è appunto l'unico scrub labbra che Kiko ha in gamma e costa 4,90€ per 4,2 grammi di prodotto. Considerate che io in media ne consumo un paio all'anno. Come potete vedere, del mio tubetto attuale sono poco oltre la metà. È vero, lo scrub labbra è un prodotto per il quale si potrebbe non spendere affatto, perché si può prendere un po' di miele, un po' di zucchero, un po' di sale grosso, insomma tutte cose che si hanno già in casa, farlo sul momento, passarlo col dito sulle labbra ed è finita lì. Però effettivamente io continuo a ricomprare perché è semplicemente più comodo. Perché compro sempre lui invece di comprarne altri? Perché uno, il formato in tubetto è molto più raro da trovare di quel che si possa pensare e io lo preferisco sempre perché così non mi sporco le mani, lo posso applicare anche mentre sono in giro, lo posso applicare mentre sto lavorando, magari non mi devo alzare, andare a lavare le mani, ritornare, applicarlo, rilavarmi le mani, perché insomma io vi consiglio sempre nel momento in cui avete dei prodotti di skincare in jar per cui dovete infilarci le dita di lavarvi le mani prima e dopo l'applicazione. Posso portarmelo in viaggio molto più tranquillamente, eccetera eccetera. Però perché tra le opzioni che offre il mercato di lip scrub a tubetto scelgo quello di Kiko e non magari opzioni più costose? Perché è magnifico. Questo è lo scrub labbra che io ho mai provato in vita mia che funziona meglio di tutti. La parte abrasiva è perfettamente equilibrata, nel senso che andando con una mano un po' più leggera faccio uno scrub leggero, però se ho le labbra particolarmente secche per X ragioni, applicando un po' più di pressione durante l'applicazione riesco comunque a liberarmi anche della secchezza più profonda. E poi ha una parte grassa al suo interno che funge un po' da burro cacao, quindi io lo applico, vado a massaggiare le labbra fra di loro e non solo le sfoglia ma le idrata al tempo stesso, quindi non devo andare ad applicare altri prodotti dopo. Lui è davvero consigliato dal più profondo del mio cuore, ne abbiamo parlato un triliardo di volte qui sul mio canale e continuerò a promuoverlo finché sarà sul mercato. Burro cacao della vita, Burt's Bees. Questo qui costa 3,95€ su Amazon, lo troverete linkato ad Amazon nell'info box perché altrimenti in Italia si fa un po' di fatica a trovarlo, io lo compro sempre da lì. All'interno della gamma ci sono anche delle versioni colorate e versioni in diverse profumazioni. Quello che ho io e compro sempre io è il classico, che ha un profumo di menta che mi fa assolutamente impazzire. Magnifico, sublime, corroborante. Perché lo amo? Uno è EcoBio. Io tento sempre, sempre, sempre di acquistare o comunque utilizzare burro cacao che siano EcoBio, perché trovo che quelli che non lo sono non sono efficaci sulle mie labbra. Uno, mi fanno uscire un sacco di punti neri sul contorno labbra e due, non le idratano veramente. Se voglio effettivamente avere un prodotto che sia efficace non solo sul momento ma sulla lunga distanza, io preferisco rivolgermi a questo genere di prodotto. Però tra
tutti i burro cacao e compiù che ci sono, perché scelgo sempre lui. Lui è il mio burro cacao preferito da anni, ci saranno almeno 4-5 anni che lui è il re del mio cuore, perché ha una consistenza cerosa meravigliosa che trovo molto piacevole durante l'applicazione. Poi non è un burro cacao che rimane lucido sulle labbra, si assorbe immediatamente, sembra che non abbiate messo nulla. Quindi se anche applico lui e poi subito dopo vado per esempio ad applicare il rossetto perché mi sto truccando, va benissimo, la performance del rossetto non è alterata da lui. E poi è il più idratante in assoluto e per questo credo sia il prodotto che devo utilizzare meno in assoluto. Nel senso, io questo lo posso applicare una volta al giorno e io ho le labbra secche. Intendiamoci, non ho delle labbra che non hanno bisogno di trattamenti, le mie labbra hanno bisogno di essere idratate, però mentre altri burro cacao bio, comunque molto validi, li devo mettere 2, 3, 4 volte al giorno, lui lo applico una e via. Le mie labbra sono idratate per il resto della giornata. Per 3,95€. Io non so che altro dire. So che tantissimi di voi l'hanno già acquistato dietro mio consiglio e non c'è mai stato nessuno che sia venuto da me a dirmi: Valeria, avevi torto, io non mi ci sono trovata bene, eccetera eccetera. Lui mette d'accordo tutti, dovete solo trovare la profumazione che vi piace di più. Crema occhi, ho trovato una crema occhi giorno che io ritengo low cost, della quale mi sono follemente innamorata e credo ricomprerò ab eternam. Sto parlando della crema all'acido ialuronico illuminante di Sephora. Questa qui viene 14,90€ a prezzo pieno. Però secondo me uno dei motivi per cui la ritengo poi effettivamente economica è il fatto che di solito le creme occhi sono in un formato da 15 ml, questa è da 20. È bianca, niente di particolare. Io però al mattino ritengo di aver bisogno di una crema occhi illuminante perché ho il contorno occhi molto spento, una base di occhiaia, non ho delle occhiaie particolarmente pesanti, però ci sono, poi ho le borse sotto gli occhi, non dormo nemmeno troppo bene, quindi ho bisogno di qualcosa che mi faccia apparire sveglia, che mi faccia apparire riposata. Lei lo fa, non so come altro dirvi che è fantastica se non ribadendo il fatto che illumina veramente. Idrata anche molto a fondo il contorno occhi, secondo me senza mai risultare unta, senza mai risultare oleosa, è una crema che si assorbe molto in fretta e anche nel momento in cui vado a truccarmi subito dopo averla applicata non trovo che alteri la performance dei prodotti che vado a mettere al di sopra. La mia crema occhi giorno illuminante preferita prima di incontrare lei era quella di Origins, la Ginseng, che viene 30€ per 15 ml, il doppio. Ecco, non credo che, a meno che non abbia uno stipendio 3.000€ al mese non ti cambia niente, però non credo che ora come ora spenderei mai più 30€ per una crema occhi illuminante sapendo che sul mercato c'è lei per la metà. 14,90€ è fantastica. Se avete le mie stesse problematiche, le mie stesse esigenze, io vi raccomando occhi chiusi, andare a reperire lei, anche perché essendo un prodotto a marchio Sephora si trova anche abbastanza facilmente. PS, ha un leggerissimo odore cosmetico, ma niente di che, se siete sensibili alle fragranze questa non credo che vi darà fastidio. Continuiamo con un altro prodotto che io ho comprato su Amazon nel 2018, infatti lo troverete linkato ad Amazon nell'info box, e che io ho ancora, molto probabilmente lo dovrò ricomprare nel 2021-2022. Se andiamo avanti così, e sto parlando del miglior olio per cuticole che io mi sia mai trovata davanti, che è quello all'albicocca di Essie. Questo qui su Amazon, sono andata a ricontrollare prima di iniziare questo video, viene 12,40€ per 13,5 ml di prodotto. Io sono andata nello storico dei miei ordini e l'ho acquistato a settembre 2018, guardate dove sono. Non sono nemmeno a metà, avrò consumato tipo un terzo della boccetta, e questo qui è un prodotto che io metto 3 volte a settimana circa. Io ho dei problemi con le mie cuticole perché mi crescono super in fretta, quindi devo stare sempre lì a toglierle, e poi sono estremamente secche, cosa che io detesto. Io metto grandissima cura nelle mie mani, le idrato sempre, faccio lo scrub, ci metto sopra la crema solare in estate, faccio sempre la manicure, voglio che le mie cuticole siano all'altezza del resto delle mie mani. Ho provato di tutto nella mia vita, specialmente per quel che riguarda gli oli low cost, perché le mie possibilità economiche non sono mai state grandiose, quindi ho provato Essence, Kiko, Catrice,
P2, ho provato di tutto e comunque erano sempre dei prodotti che sì, costavano pochissimo, però mi ritrovavo a dover applicare tutti i giorni perché io lo mettevo e il giorno dopo avevo di nuovo la cuticola bianca, quindi via di olio. Per questo non solo era un impegno a livello di tempo, nel senso magari sono impegnatissima, però devo mettere l'olio per cuticole perché ho le cuticole in condizioni terrificanti e devo stare comunque qualche minuto ferma così perché l'olio macchia. E poi con il fatto che dovevo applicarli tutti i giorni, il prodotto non durava nemmeno tantissimo. Quindi sì, ok, costava poco, ma mi trovavo a ricomprarlo ogni tot mesi. Lui è stato la scoperta della vita. Io non credo che potrei mai comprare un altro olio per cuticole, ma cioè io a lui devo la mia fedeltà perché mi ha cambiato completamente la vita. Innanzitutto, l'applicatore è comodissimo. Spesso gli oli per cuticole hanno il formato delle goccine, per cui devi andare lì con la mano, quindi devi aspettare che l'olio si asciughi e poi andarti a lavare le mani, insomma, è un casino. Mentre questo ha lo stesso packaging degli smalti. Eh sì, è comodissimo, si assorbe molto in fretta, quindi io già dopo 5 minuti posso riprendere a fare tutto senza aver paura di sporcare robe con l'olio e, come vi ho già detto, non lo devo utilizzare tutti i giorni. Di solito lo utilizzo prima di mettere lo smalto per proprio preparare per bene l'unghia e in linea generale comunque lo metterò 2 volte a settimana, non di più. E da quando lui è nella mia vita, le mie cuticole sono in forma splendida. Costa appunto poco più di 10 euro, che secondo me non è un prezzo altissimo, però se consideriamo quello che è l'utilizzo che io ne faccio, a che punto sono arrivata e da quanto tempo ce l'ho, io ritengo che spendere 12 euro ogni 3 anni, 4 anni per l'olio per cuticole non sia poi un grandissimo investimento economico e di super alta qualità. Sentiamo l'odore, sapete che non ci ho mai fatto caso? Sa di albicocche. Per me non esiste nessun altro se non lui, proprio fedeltà assoluta, ho prestato giuramento a settembre 2018. Continuiamo con un tonico che non ho, e ne ho un altro della stessa tipologia che vi farò vedere, però quello che effettivamente io oggi voglio consigliare è il Sero Zinc di La Roche-Posay. Io in estate tento sempre di utilizzare tonici come questo. Questo qui è di Caudalie, l'ho comprato l'altro giorno ed è la loro Grape Water in un formato da 200 ml. Sono quei tonici spray perché tento di avere un tonico simile ogni estate. Uno perché li trovo molto molto più rinfrescanti. Inoltre io ho una pelle estremamente impura e grassa, ho punti neri, pori dilatati, acne, e quando si ha questo tipo di pelle è consigliato toccarsi la faccia il meno possibile, specialmente in estate. Quindi avere un tonico simile con lo spray permette di fare questa cosa. Perché vi consiglio il Sero Zinc? Perché all'interno ha zinco che aiuta moltissimo quando ci sono impurità sulla pelle. Il Sero Zinc è disponibile in diversi formati, va dai 50 ml, che mi sembra costi sui 5 euro, sino a 200-250 ml. Ho deciso di provare quello di Caudalie solo perché per una volta volevo cambiare. Questo qui l'ho preso su Look Fantastic perché era in saldo e questi 200 ml li ho pagati 10 euro. Inoltre il Sero Zinc io lo uso spessissimo in estate anche proprio come acqua rinfrescante, nel senso magari vado al mare o esco a fare una passeggiata, mi sento il viso particolarmente accaldato, lo utilizzo anche nel corso della giornata e poi quando vado a fare maschere all'argilla, subito dopo averle applicate, faccio sempre una spruzzata del Sero Zinc e farò così anche con lui perché le rende meno aggressive sulla mia pelle e le rende anche più efficaci, fa assorbire meglio il prodotto. Quindi secondo me questa è una tipologia di prodotto che conviene sempre avere nel proprio stash di skincare e per il quale non è necessario spendere cifre assurde. Parliamo adesso di sieri viso. I sieri possono essere una parte molto costosa della propria skincare routine e secondo me è una tipologia di prodotto con la quale è molto difficile spendere poco e riscontrare anche una certa efficacia. Io ho due prodotti in questa categoria che vi voglio consigliare. Sono felicissima della cosa. Il primo prodotto non ce l'ho perché l'ho finito qualche mese fa, ma programmo di ricomprarlo ed è il siero giorno anti-età al triplo acido ialuronico di La Vera. Vi metterò una foto da qualche parte. Online si trova tra i 15 e i 18 euro. Mi sembra che su Eccoverde venga 15 e su Amazon, e lo troverete linkato nell'info box, venga sui 18. È un siero consigliato per pelli mature, quindi dai 45 in su. Io ho 27 anni e me ne sono completamente innamorata e sinceramente, secondo me, per chi sta combattendo
con rughe già pienamente formate non è il massimo perché un siero è estremamente leggero, però se vi ritrovate ad avere le prime rughe, quindi magari dai 25 anni in su volete iniziare a combatterle, volete avere un siero eco bio, quello è assolutamente perfetto. Mi lasciava una pelle morbidissima, molto luminosa, si assorbiva in fretta e questo lo rende perfetto per il giorno, specialmente se si è di fretta ed è andato molto d'accordo con i trattamenti che andavo a mettere al di sopra. In più io ho appunto una pelle grassa e vi posso assicurare che raramente ho trovato un siero che sia andato così d'accordo con il mio tipo di pelle, proprio perché era molto fluido, molto leggero, non si sentiva assolutamente addosso. Quindi se avete problemi, la skincare vi dà fastidio, sentite di mettere troppa roba, eccetera, eccetera, quello secondo me è la soluzione ottimale. Io comincio sì ad avere le prime rughe e sinceramente nel periodo in cui l'ho utilizzato mi vedevo la pelle più bella, la vedevo più distesa, più rilassata e sicuramente un investimento che farò in futuro, anche se adesso sto utilizzando un altro siero, quindi sarà probabilmente un prodotto che riacquisterò l'anno prossimo. Per quel che riguarda il siero notte, invece, se mi seguite da tempo, sapete che io da anni sono una fedelissima, proprio un'adepta del Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's. È il mio siero notte preferito di sempre e costa 24 euro per 15 ml. È un mix di oli che io vado a mescolare al mio trattamento notte e mi permette di svegliarmi con una pelle molto più luminosa, molto idratata, morbida e mi aiuta soprattutto per quel che riguarda la texture della pelle. Io tendo ad avere una texture molto brutta. Non credevo che sarei mai riuscita a trovare un dupe o comunque un prodotto equivalente a quello, sennò che nella mia vita non è entrato lui. Questo qui è il fluido protettivo ed elasticizzante di Momo Cosmetics, anche lui in un formato da 15 ml, mentre quello di Kiehl's è disponibile in diversi formati, quello di Momo invece è disponibile solo in questo formato qui e viene 9,90 euro. Sicuramente tra il siero di Kiehl's e questo siero di Momo ci sono delle differenze a livello di lista di ingredienti, però se devo essere sincera non vedo delle particolari differenze nel risultato. Io utilizzo lui, lo mescolo alla crema notte e mi sveglio al mattino con una bella texture della pelle, luminosa, sicuramente oleosa, ma questo deriva dal fatto che una pelle grassa non ci può fare niente nessuno, è comunque molto rilassata, molto distesa, molto morbida. Questo tra l'altro è un siero che utilizzo anche non appena esco dalla doccia, perché io tendo a fare docce molto calde, quindi mi si surriscalda tutto il viso, la pelle tende ad uscire disidratata. Dalla doccia appena esco mi scaldo 4-5 gocce di questo olietto tra le mani, lo premo sulla pelle e torna tutto a posto nel giro di 5 minuti. Dunque, se era vostra intenzione provare magari il siero di Kiehl's, però il prezzo è proibitivo, sappiate che questa, secondo me, è un'alternativa più che valida. Ve lo linko al sito di Momo nell'info box. Questo, secondo me, può essere anche il momento migliore per sostenere una piccola azienda italiana. Il contagocce, comunque, il che lo rende molto comodo, ecco, come potete vedere, ha una consistenza prettamente oleosa. Secondo me ci si può trovare bene più o meno qualsiasi tipo di pelle, da secca a grassa, considerando che la mia pelle è appunto molto impura, che produce, tanto se buon eccesso lo sopporta più che bene. Concludiamo questo video con una maschera viso. E per quella che è la mia esperienza, l'efficacia migliore si trova sempre nel mezzo. Nel senso, avrei potuto raccomandarvi diverse maschere estremamente low cost, da 1 euro, 2 euro, però la maggior parte di queste maschere o sono in monodose o sono in tessuto e io sono la prima che sta tentando di ridurre o comunque di eliminare del tutto il suo uso di questa tipologia di prodotti per un fattore ecologico, oltre che economico, perché sì, si spende 1 euro, 2 euro, però si tira fuori un solo utilizzo. E da quel prodotto lì non mi sembra poi il massimo dell'economia. Però effettivamente c'è una linea di maschere che io utilizzo da anni, le ho provate tutte le maschere di questa linea e di volta in volta rimango stupita di quanto siano efficaci e sto parlando delle maschere di L'Oreal. Quella che ho in particolare in questo momento è quella all'argilla pura anti-imperfezioni e all'argilla blu che viene utilizzata contro i punti neri. Come potete vedere non mi manca nemmeno granché per finirla, penso di avere gli ultimi due utilizzi qui dentro. Queste maschere si trovano molto facilmente, le trovate nei grandi ipermercati, Tigotà, eccetera, eccetera. Io personalmente le compro su Amazon, infatti le troverete linkate nell'info box perché nei supermercati tendo a trovare sempre questa o quella all'argilla verde o quella nera al carbone. Invece la mia preferita in assoluto, che non trovo mai,
nei negozi, che anche quella che comprerò quando questa finirà è quella all'argilla gialla. Non posso esprimere a parole il mio amore per quella maschera lì. Quella all'argilla gialla è una maschera illuminante. Innanzitutto io, ok, ho una pelle grassa, però una pelle anche sensibile. Non mi ha mai disidratato la pelle, non mi ha mai causato sfoghi, brufoli, eccetera, eccetera, ed era effettivamente illuminante. Cioè io la facevo, la toglievo, il mio viso era più luminoso, più disteso, più sveglio. In qualche modo, io tento sempre di apparire sveglia. La skincare mi serve per far sembrare che io dorma la notte, fondamentalmente. E infatti quella era una maschera che io facevo spessissimo prima di truccarmi. Magari avevo una serata un po' più importante, un evento, eccetera, eccetera. Facevo sempre prima quella maschera perché poi il trucco che andavo a mettere sopra risultava sempre più luminoso e più radioso. Per carità, anche con questa all'argilla blu mi sto trovando molto bene. Ovviamente non vi chiude i pori. Niente sulla faccia della terra vi può realmente chiudere i pori sulla lunga distanza. I pori dilatati ce li abbiamo tutti, è una cosa che dobbiamo accettare. Però per quella che è un'azione temporanea o comunque per quello che è un leggero miglioramento e per una maschera all'argilla che in ogni caso purifica, va a liberarmi del sebo in eccesso, però non va a disidratare, è ottima anche questa. Io vi raccomando di andare su Amazon, andarle a vedere tutte e scegliere quella che più si confà alle vostre esigenze. In più vi dirò, sulla confezione di queste maschere c'è scritto che si possono tirare fuori 10 utilizzi da ogni vasetto, questo qua è un vasetto da 50 ml, APS, a seconda di dove le acquistate queste maschere vengono tra i 6 e i 9 euro, quindi siamo comunque sotto i 10, io personalmente comunque ci ho sempre, sempre, sempre da ogni vasetto tirato fuori più di 10 utilizzi. Questa è una tipologia di maschera che io ho sempre nel mio stash. Cioè, da quando sono uscite ne ho sempre avuta una con me e non programmo di non riacquistarne mai più. Penso che ci sarà sempre quella all'argilla gialla con me. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere magari nei commenti quali sono i vostri prodotti di skincare low cost preferiti, così ci scambiamo un po' di consigli nei commenti. Io vi mando un bacio, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e magari seguirmi anche su Instagram, sono Red Vlog Repeat anche lì, e noi ci vediamo alla prossima.